Gli appuntamenti previsti per ogni 24 del mese per il 2023 in attesa di Pesaro 2024 si sono conclusi oggi al termine di una giornata intensa di strategie e dialoghi tra i comuni di Pesaro, Monte Calvo in Foglia, Gradara, Gabice Mare, Monte Labate, Petriano e Tavuglia. Un percorso progettuale proiettato a costruire una rete sempre più solida per il presente e per il futuro, con il focus mirato allo sviluppo territoriale. Siamo al quinto e ultimo appuntamento di queste giornate dei 24 del mese in avvicinamento al 2024 all'Unione dei Comuni Pianell' Bruscolo, quindi Valle Foglia come baricentro, in questo caso di un'area più vasta che tocca la Pesaro, Gabice, Gradara, e la stessa Valle Foglia, Monte Calvo, Petriano, Monte Labate e Tavuglia. E quindi diciamo anche l'occasione, come nelle altre zone dell'Alta Valmetauro, del Catenarone, del Montefeltro o della Valcesano, per andare anche oltre quella che è la programmazione dei singoli comuni che saranno capitale italiana per una settimana, ma darsi anche un'idea di racconto di zona. Si ragionerà anche di collegamenti pubblici, di intermodalità, di bicicletta, di sharing, di tutto quello che potrà aiutare a fare sì che i pubblici, insomma, dalla Capitale 24 possa muoversi anche non conoscendo esattamente il territorio. Delle grandi opportunità per veicolare Pesaro, la provincia, le Marche, il Centro Italia, diciamo in giro per l'Europa, per il mondo, ed è un pezzo anche del sistema economico. Io mi ricordo quando iniziò la prima edizione del Rossini Opera Festival, tutti dicevano che con la cultura non si mangia. In verità, la cultura è un pezzo importante dell'economia, i beni culturali, i beni religiosi, il turismo religioso, insomma, ecco. Quindi per noi tutti i comuni del comprensorio pesarese, che fanno capo all'Unione dei Comuni, ma anche quelli dell'ambito sociale che non sono dentro l'Unione dei Comuni, è una grande e straordinaria opportunità, grazie al sindaco di Pesaro, all'amministrazione comunale di Pesaro, ma grazie anche all'apporto che ognuno di noi ha dato per arricchire. La giornata di oggi è una giornata con le agenzie, col sistema economico, con i beni religiosi. Quindi la riflessione serve per mettere a punto le strategie.